Il laser ha una serie di parametri che possono essere variati, che sono fondamentalmente la potenza, innanzitutto il calibro della fiera, sì. Secondo la potenza di uscita e poi i parametri della pulsazione, cioè abbiamo un T-on che è il tempo di emissione e un T-off che è il tempo di pausa. La potenza è il flusso di energia. L'impulso invece modifica il tempo in cui questa energia viene a contatto con il tessuto. Quindi noi abbiamo alta potenza, tempo breve, hai una vaporizzazione, quindi hai una sorta di, come posso dire, distruzione del tessuto. Quindi istologicamente perdi completamente l'anatomia, la struttura, l'impalcatura fisiologica del tessuto. Tempi lunghi, bassa potenza, hai un'azione di coagulazione, quindi il tessuto mantiene le sue caratteristiche, ma hai una coartazione, soprattutto a livello del collagene. Allora, che cosa ci serve? E noi, lavorando su questi parametri, possiamo, diciamo, eliminare o coagulare, coartare in funzione di quello che è il risultato che vogliamo ottenere. Sul tessuto adiposo gli impulsi molto lunghi funzionano meglio, sullo skin tightening lavoriamo con impulsi un pochino più corti ma con potenze non troppo elevate. Per cui già selezionando i parametri noi abbiamo più un'azione selettiva sul tessuto adiposo piuttosto che sul collagene. Quindi nel tuo caso non andrò ad utilizzare fluenze alte con tempi molto lunghi perché non devo lavorare molto sul tessuto adiposo. Ho capito. Ok. Allora, andiamo. Impulsi. In questo caso aumentiamo il T-on a 50 e la potenza a 2.5. Sul grasso da 50 passiamo, ci avviciniamo al 100 millisecondi, quindi qui facciamo sicuramente un tempo un pochino più breve, potremmo magari allungarlo leggermente per questa zona dove c'è un pochino di spessore, mi piacerebbe vedere, quindi magari partiamo invece che con un 50 con un 75 e poi riduciamo per quanto riguarda il collo. E quindi tutti i valori, 2,5, 75, 50 il T-off. Questo adesso, quindi vedi il raggio guida, adesso con un piccolo impulso noi scivoliamo sotto pelle. Bene? Sì, sì. Si vede anche un po' la linea di dove il collagene si raggruma, vedi, si coarta. A volte vedi proprio un po' il cordoncino che poi sparisce nell'arco di pochi minuti, ma questo ti dà l'idea della buona interazione col tessuto. Un lividino può capitare, anche se non è la regola, di solito non succede, però a me sicuramente capita, no? Pelli un pochino sensibili.
lei molto sensibile, vedi, si vede proprio là. Tant'è che abbasserei un pochino. Considerare se conosci apparecchiature come Fraxel, qui siamo in una lunghezza d'onda molto vicina. Quindi il Fraxel che cosa fa? Fa un frazionamento di un raggio a 1540 nanometri che attraversa la pelle e va a colpire il derma con un'azione di coagulazione. Qui siamo già a contatto col derma, la lunghezza d'onda è la stessa, quindi stiamo facendo l'endofraxel, per intenderci. Quindi facciamo dall'interno quello che il Fraxel fa dalla superficie, evitando in questo modo la lesione epidermica. Quindi noi non abbiamo lesione superficiale, quindi non vediamo quasi neanche l'arrossamento, ma soprattutto niente crosticine, niente lesioncine, e quindi anche la fotosensibilizzazione è bassissima, quindi è un trattamento che puoi proporre anche nella stagione più calda, cosa che invece chiaramente con i laser anche minimamente ablativi ti devi fermare. Ecco, queste bollicine se ne vanno nel giro di poco, queste fanno parte proprio del riscaldamento, vedi anche nel punto di ingresso, solo le pelli più sensibili fanno questo, di solito non si vedono. Di essere un po' anestetizzata può durare da alcune ore a un paio di settimane. Quindi lì è molto molto soggettivo. Più la pelle è più il tessuto è sottile, più è possibile che accada, perché tutta l'energia va sul piano superficiale, che è quello ci sono terminazioni. Esatto. Più tessuto adiposo c'è, e più chiaramente certo. L'energia se ne va nel piano adiposo. Tu chiaramente lo senti, soprattutto qua sotto, che sei magrissima, lo percepisci tutto.
aver abbassato un po' la potenza su di lei, qui il risultato è sicuramente più consono. Qui c'è un pochino più di edema, perché all'inizio, pensando di sciogliere, poi chiaramente vedi la sensibilità del paziente e ti resetti. L'effetto giusto è questo. Questo sparisce subito, però diciamo il paziente di solito esce che non ha nessun segno. Okay. Infatti qua si vede già l'effetto tightening, mentre qua c'è un pizzico di gonfiore. Però vedi anche qua, guarda se faccio così, guarda che non si forma più niente. Vedi che quella pesantezza che c'era, se tu lo senti anche, pizzicati qua. Senti che sì, è vero, sì, 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 sento. Adesso andiamo a lavorare proprio sulla parte centrale.